Siamo con Enrique Oiserman, presidente di Assogenerici, a Farmacista Più, in un'occasione dove si discute sempre di più di spesa sanitaria, di sostenibilità del sistema sanitario nazionale. È chiaro che il mercato dei farmaci generici continua a rappresentare una risorsa per ottenere risparmi da investire in altre direzioni. Intanto, dottor Oiserman, il mercato dei generici oggi in Italia è a un livello di soddisfazione per quanto riguarda quelle che possono essere le risorse del sistema sanitario nazionale da risparmiare? Allora, la risposta, ci sono due risposte. Se noi consideriamo la soddisfazione delle aziende per la quota di mercato, no, perché abbiamo una quota di mercato in Italia decisamente più bassa rispetto agli altri paesi europei, e questo ha anche delle ragioni storiche, ma non entro nel merito di questo argomento. Dall'altra parte direi che l'industria del generico negli ultimi 10 anni, ma soprattutto negli ultimi 3, ha svolto un'azione importante per quanto riguarda la spesa sanitaria. In che senso? Nel senso che la spesa territoriale 2013-2014 non ha sfondato, anzi ha avuto un saldo leggermente positivo. Quindi questo è dovuto a che cosa? È dovuto grazie all'introduzione del farmaco equivalente. Perché? Perché il sistema italiano cosa comporta? Comporta che venga rimborsato il farmaco a prezzo più basso. Ora i generici, quando escono, quindi quando scade il brevetto, rinegoziano il prezzo. Evidentemente l'ente regolatorio, l'AIFA, negozia una riduzione di prezzo importante che supera a volte il 50%, quindi lei capisce bene che per un determinato farmaco di cui è scaduto il brevetto, dal momento in cui il primo generico viene lanciato sul mercato, la spesa sanitaria automaticamente scende di questa percentuale, quindi mal contati possiamo dire che già si comincia a risparmiare un 50% per un determinato farmaco. Quindi negli ultimi 3 anni, come ho detto, il contenimento è stato molto molto importante, e come ho detto ha permesso di mantenere la spesa sanitaria territoriale sotto controllo. Altro discorso è il problema relativo alla spesa ospedaliera. La spesa ospedaliera la dobbiamo differenziare in due momenti, quella relativa ai farmaci innovativi, dove noi riteniamo che debba essere nucleata dalla spesa ospedaliera, diciamo, di quella a brevetto scaduto, per un semplice motivo: che le patologie che vengono curate da questi farmaci innovativi sono patologie che inevitabilmente e pesantemente possono influenzare altri comparti della sanità. Quindi, se a fronte di una spesa per la cura o l'eradicazione di una patologia c'è una spesa importante a livello farmaceutico, bisognerebbe tenerne conto a livello degli altri comparti della sanità, dalla diagnostica all'ospedaliera e, non ultima ma molto più difficile, all'impatto che questo tipo di farmaco potrebbe avere sulla società in generale. Viceversa, per quanto riguarda la spesa ospedaliera dei farmaci a brevetto scaduto, qui c'è un problema, ed è il problema del payback, cioè le aziende che forniscono prodotti a brevetto scaduto in gara devono o dovrebbero, nel caso di sfondamento, ripianare la spesa. Però in questo caso l'ente acquisitore è l'ospedale e non è l'azienda che commercializza, quindi è difficile, o non è logico, che un'azienda che ha fornito un prodotto su gara poi debba ripianare uno sfondamento per il fatto che una terza parte, nel caso specifico l'ospedale, ha acquistato questo prodotto. Quindi ci sono delle storture di sistema che devono essere messe a posto. Però per ritornare alla sua domanda iniziale,
sì, il farmaco generico ha contribuito e contribuirà sicuramente nel futuro alla sostenibilità del sistema. Ma ancora però c'è una cosa che dobbiamo sottolineare, è che non è accettabile, ripeto, non è accettabile che i risparmi ottenuti dall'impiego dei medicinali equivalenti, questi risparmi non vengano riversati nel comparto farmaceutico. Questo non è accettabile, che il servizio sanitario o le regioni, ancor peggio, ottengano dei risparmi da determinate farmaci e questi risparmi vengono spostati completamente fuori dalla sanità e ancor peggio fuori dal settore farmaceutico. Noi chiediamo che vengano reinvestiti quantomeno per i farmaci innovativi, perché per un semplice motivo: se c'è l'innovazione, se si crea ricerca, anche il mercato e anche il mondo del generico poi potrà sopravvivere in futuro, perché noi viviamo della ricerca altrui nel momento in cui scade il brevetto. Quanto i farmacisti hanno aiutato la diffusione del farmaco generico e quanto i farmacisti possono, dal suo punto di vista, fare ancora di più? Allora, i farmacisti hanno fatto tanto e da sempre, diciamo, dal momento in cui il mondo del generico è entrato in Italia, quindi all'inizio degli anni 2000, la collaborazione è stata totale. È stata totale e non ci sono particolari termini di divergenze di interessi tra l'industria del generico e il mondo della farmacia. È chiaro che questa collaborazione potrà e dovrà continuare. Siamo preoccupati per un'incertezza. Siamo preoccupati per ciò che potrà accadere in funzione di una certa liberalizzazione, perché le catene, noi non siamo convinti che sia la soluzione, e così come una minor caratterizzazione della farmacia o la perdita della caratterizzazione della farmacia italiana, secondo me è un dato negativo. La farmacia in Italia, così come nei paesi latini, ha una connotazione sociale e noi temiamo che questa connotazione in futuro possa venire persa. Lei ha parlato di spesa ospedaliera e del costo dei farmaci innovativi, evidentemente un costo che può essere sostenuto recuperando risparmi altrove. Da poco sono diventati disponibili altri nuovi biosimilari e nel prossimo futuro scadranno i brevetti per molti farmaci biologici, quindi anche il mercato dei biosimilari potrebbe rappresentare un'area di risparmio di risorse. Certamente, così come lo è stato nell'ambito della primary care, della territoriale, l'equivalente per quanto riguarda gli innovativi, gli ospedalieri barra innovativi, questo lo saranno i biosimilari, genereranno un risparmio. Per inciso, oggi esistono già tre farmaci biosimilari che sono stati introdotti i primi 5 anni fa circa: l'eritropoietina, l'ormone della crescita e il filgrastim, ma questi stessi hanno già abbattuto i costi. Il problema del biosimilare è che ha un'accessibilità culturale e una complessità gestionale, prescrittiva, più diversa da quella di un medicinale equivalente che viene somministrato o viene preso dal paziente in casa. Quindi bisogna fare ancora dei passi avanti per quanto riguarda la cultura, ma noi siamo fiduciosi col lavoro che è stato fatto di concerto anche con l'Agenzia del Farmaco negli ultimi 2 a 3 anni, i problemi che ho citato verranno superati.
Quindi, per concludere, potremmo riassumere con un certo timore da parte del mondo del generico rispetto a questa potenziale trasformazione della farmacia di vicinato con l'ingresso dei capitali, per il rischio di perdita di, come dire, personalizzazione del singolo farmacista e del rapporto di fiducia con il suo cliente? Alla luce delle informazioni che abbiamo, del quadro che siamo riusciti a identificare, sì, vediamo e speriamo che questi aspetti vengano chiariti, proprio per avere una visione più migliore di quello che potrebbe essere nel futuro. Grazie, dottor Eisenman.